Ciao! Allora, per prima cosa, la Universidad vuole che mappiamo la città. Facciamo un giro? In una GR Supra? Assolutamente! Allora, questo è un giro privato, ma la scena clandestina di Horizon ci terrà d'occhio, quindi possiamo andare velocissimi. Posso farcela? La Hondiga è stata un granaio, una fortezza, una scuola, una prigione e ora un museo. Tra 200 metri, gira a sinistra. Gira a sinistra. Quell'arco? Mercado Hidalgo. È stato costruito come stazione ferroviaria, ma ora è un mercato popolare. Plaza de la Paz, la famosa piazza triangolare della città, circondata da una splendida architettura. La Basilica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato. Quel giallo intenso è bellissimo. Magnifica. Poi, non perderti il Templo de San Francisco. Con quell'inconfondibile tonalità rosa. Tra 200 metri, gira a destra. Il teatro principal, il più antico della città, casa dell'arte e della cultura. Salire i gradini fino alla Universidad de Guanajuato. Far visita ad alcuni dei miei professori. Oh, wow! Il Messico ha tanto da offrire. Sto facendo di tutto per includere ogni cosa. Penso che sverrò. No, non fermarti. Tra 200 metri, gira a destra. Gira a destra. Tra 100 metri, gira a sinistra. Finalmente abbiamo l'Hotel Castillo. È un hotel? È un castello? Perché non entrambi? Ce l'abbiamo fatta? Abbiamo finito? Ah, finalmente. 500 anni di storia in meno di 5 minuti. Sei davvero veloce. Ti richiamerò presto. Grazie per il tour, Juan. A presto. È un piacere vederti. La Universidad sta cercando di migliorare i tempi di risposta nelle zone di velocità fuori da Guanajuato. E la scena delle gare clandestine di Horizon sta cercando di superarli. Mi sembra giusto. Facciamo in modo che la zona di velocità possa reggere. Qui la concorrenza è spietata. Segui il percorso e mostra a tutti cosa sai fare. Certo, velocità della luce, così mi vedono anche al buio. Per fortuna guidi meglio di come fai le battute. Ho chiesto un favore a mia cugina Ale, quindi dovresti avere abbastanza cavalli con la GR Supra. Più che sufficienti. Scena clandestina! Guarda qua, scena clandestina!
arrivo alla zona di velocità. Andiamo, andiamo! Questi valori sono davvero notevoli. Ben fatto! Una cosa è certa, gli ingegneri della Universidad cercheranno di realizzare una zona di velocità sempre migliore. E i piloti della scena clandestina continueranno a provare a superarli. Giusto in tempo. La Universidad sta lavorando a un GPS migliorato, ma i piloti di gare clandestine dicono che non sarà mai come conoscere bene il posto. Ho programmato un percorso usando Anna, ma cercherai di trovare delle scorciatoie. Guarderò i dati della telemetria e li valuterò con un algoritmo basato sull'efficienza. Ha senso? Tecnologia contro fegato. Ok. Esatto. Oh, a proposito di fegato, mia cugina Ale sta lavorando alla GR sopra. Sì, l'ho notato. Ci sarà una via più veloce? Dove siamo? Ah, molto bene. Il GPS non serve se guidi velocemente. Suppongo che il percorso più breve sia in aereo, no? Prova le stradine secondarie, forza! Veloce da questa parte, senza offesa per Anna, ovviamente. Secondo il sistema di telemetria e il mio algoritmo di efficienza, è stato molto divertente. È vero, i piloti delle gare clandestine hanno le loro scorciatoie, ma senza la tecnologia GPS non ci sarebbe nulla da confrontare. Beh, ti lascio tornare in pista. A più tardi. Io cerco di non schierarmi.